adesso è Fekir in area, Fekir prova a girarsi, Fekir il destro e la deviazione miracolosa di Gigi Buffon, il numero uno. Molto alla rigore, una serie di finte, quadrato, quadrato, se ne va sul fondo, quadrato, parte la conclusione, Cuadrado, un gol pazzesco del colombiano, ha segnato la Juventus, esattamente al 31esimo minuto, nel corso del secondo tempo, cambia il parziale al Parco Olimpico di Lione. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook me, killing me, singing from the. La Juventus che è sotto di un gol, ma in vantaggio di nuovo, parte Marchisio con il destro, il tiro, rete, ha pareggiato la Juventus al 40. Anticipato, arriva Bonucci, rete! Leonardo Bonucci ha segnato la Juventus al 39esimo nel corso del secondo tempo, è arrivato il Grinta a scaricare il sinistro da 22 metri, una traiettoria imparabile, raso terra che non ha lasciato scampo al Sergio Rico, la Juventus è in vantaggio, la Juventus in questo momento è prima nel girone, la Juventus in questo momento è aritmeticamente agli ottavi di finale della Champions League. Game over a Ramon Sanchez Pizjuan. Buonasera gentili ascoltatori dello Stadio do Dragão di Porto, buonasera da Francesco Repic, è l'ottavo di finale d'andata della Coppa dei Campioni e la Juventus. Prova a far filtrare ancora piazza adesso, rete, ha segnato la Juventus esattamente al minuto 27 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo Stadio Dragão di Oporto, ha segnato Marco Piazza. Infatti è solo in area di rigore, la girata vincente ancora della Juventus, ancora di Dani Alves, gli uomini che arrivano dalla panchina risolvono la partita allo Stadio Dragão di Oporto, due scelte stravincenti di Massimiliano Allegri che le azzecca veramente tutte, Piazza prima, Dani Alves poi, la Juventus al 29esimo ha raddoppiato ed ora è nel rassicurante vantaggio di 2-0. Inizi a prendere a calcio il pallone, lo fai immaginando notti come queste, quando ti addormenti abbracciato alle prime scarpette che il tuo papà ti avrà portato in regalo da un viaggio di lavoro, sogni notti come queste, quando indossi per la prima volta una maglia ufficiale di una società che ha deciso di mandarti in campo con i suoi colori, speri in notti come queste. A voi tutti che ce l'avete fatta, quei ragazzi che hanno iniziato a correre su un prato verde e quelli che hanno dovuto smettere, chiedono di coronare il loro sogno, portateli a Cardiff. Punta Mathieu, entra nei 16 metri, tocca a corto, Dybala si gira, Paolo Dybala, un gol pazzesco della gioia. Bianconera Messi ancora che porta palla all'altezza di 35 metri, le finte su Khedira, il pallone sulla sinistra, l'imbucata splendida, Iniesta, è miracolo del numero uno dei numeri uno di Gigi Buffon. Sinistra!
Dybala, 22esimo, 2-0 per la Juventus, ancora la gioia, ancora Paolo Dybala, implacabile, dai 17 metri, col suo sinistro, ha spolverato il pallone, lo ha dirottato verso il pallo alla destra di Ter Stegen, nulla da fare per l'estremo difensore del Barcellona. Il colpo di testa a rete, ha segnato la Juventus, ha segnato Giorgio Chiellini al decimo minuto all'altezza del secondo palo, è arrivata l'incornata del 3, pallone sul palo interno e poi rotolato alle spalle di Ter Stegen, ha segnato Giorgio Chiellini, la Juventus al decimo minuto del secondo tempo è in vantaggio sul Barcellona per 3-0. Dell'Europa, del lusso e della ricchezza è sbarcata una squadra di nobilissima stirpe operaia, ha mille volti e parla mille dialetti, è una squadra italiana e si chiama Juventus e vuole continuare a scalare fino alla testa d'Europa. Dybala per Dani Alves, poi Higuain centralmente, ancora Dani Alves che è partito in area di rigore, c'è Glick su di lui, il colpo di tacco, arriva Higuain, il Pipita ha segnato la Juventus al minuto 29 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Luide del Principato di Monaco, ha segnato la squadra campione d'Italia, ha segnato Gonzalo Higuain. Tutto nella semifinale d'andata della Coppa dei Campioni, il numero 9 non perdona. È pronto al traversone, attenzione Mandzukic, Mandzukic ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandzukic. Subasic ancora con i pugni, Dani Alves al volo, mamma mia che gol, mamma mia Dani Alves, mamma mia che Juventus. Prepariamo i passaporti, prepariamoci a mettere il visto, si va in Gran Bretagna, si va a Cardiff per la finale della Coppa dei Campioni, anche grazie a questo gioiello di Dani Alves. È la prima finalista della Coppa dei Campioni edizione 2016-2017, missione compiuta ed ora un solo passo a separare la vecchia signora dalla gloria assoluta.